fare le cose grandi ci vogliono le persone grandi. Poi abbiamo anche la parte agricola, quindi sì, abbiamo anche qualcosa che potrebbe essere sui trattori agricoli. Tecnologicamente sono molto più avanti rispetto a quello che potrebbe essere un'auto. Nasce nel 77, sì, da mio papà e mio zio. Siete in questo momento nel pieno del passaggio generazionale in qualche modo. E come sta andando? 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci e di ispirazione. 6 milioni e mezzo. 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Quando si parla di meccanici, normalmente siamo abituati ad avere il meccanico, ad avere il gommista, ad avere il carrozziere, ad avere il centro revisioni, ad avere tutto questo per il mondo delle auto e questo anche per il mondo dei camion, dei mezzi pesanti, il mondo industriale, eccetera, eccetera. Qui invece, e sembra una di quelle storie americane da Silicon Valley, a partire da un piccolo magazzino, si è messo tutto questo insieme, creando specializzazioni distinte e unendo tutte queste officine in un'unica grande azienda. Si vive di assistenza, si vive di emergente, anche di routine, ma si vive di risolvere i problemi degli altri. E risolvere i problemi degli altri per loro è una vera e propria missione. Benvenuti in questa nuova puntata di Imprese, dove vi racconteremo la storia di un'azienda che incarna la determinazione e la capacità di adattamento tipica delle grandi storie imprenditoriali italiane e non solo. Nata negli anni 70 in un piccolo magazzino agricolo di famiglia, Officine Mazzarolo ha saputo evolversi, espandendosi oltre il semplice concetto di officina e unendo sotto lo stesso tetto tutte le competenze necessarie per servire auto, mezzi industriali, agricoli, veicoli pesanti e persino motori di navi. L'azienda ha saputo superare crisi economiche e momenti di difficoltà, trasformandosi in una realtà riconosciuta per l'affidabilità e la risolutezza nel trovare soluzioni anche nelle situazioni più complesse. Oggi l'azienda si prepara al futuro attraverso iniziative innovative come un'accademia che, in collaborazione con una scuola locale, si prefigge di formare i tecnici di domani. Ma questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa? Scopriamola insieme. Quindi qui specificatamente cosa fate? Perché qui vedo mezzi grandi, ma poi ho visto che il capannone si estende e andiamo dal grande più verso il piccolo. Sì, allora qua abbiamo la parte, diciamo, noi la chiamiamo industriale, che effettivamente è industriale. Sì. C'è tutta quella parte che è di veicoli pesanti, quindi camion, che va dalla logistica, che va dalla cava cantiere, come anche tutte le applicazioni industriali che possono essere i motori stazionari o i motori quelli applicati a qualsiasi macchina possibile, immaginabile. Un motore stazionario sta a significare? È un motore fermo. Okay. Impianti di risalita hanno il motore per le emergenze e quindi hanno bisogno di un motore per riuscire a far funzionare tutto quanto. Le navi. Sono motori anche sulle navi, quindi poi abbiamo anche la parte agricola, quindi sì, abbiamo anche qualcosa che potrebbe essere sui trattori agricoli e quindi dai più piccoli ai più grandi, e quindi questa parte la teniamo per tutto questo intervento che è, tendenzialmente le dimensioni sono grandi. Ecco, questa qui è la parte quella un po' meno usuale da vedere nelle officine, sì, sostanzialmente, sì, perché si è abituati a vedere l'officina delle auto. Quello sì, quello sì. Infatti non ci sono tantissime officine che fanno questo tipo di lavoro, anche per una questione di spazi. Certo. E quindi questo ambiente qua tendenzialmente è sconosciuto. Per fare le cose grandi ci vogliono le persone grandi. Con la vecchia pubblicità, esatto, del grande pennello. Esatto. Però in realtà non è vero, insomma. Okay. È vero che gli stessi magari lavori che fai nelle auto devi farle in due persone tante volte. Certo. Tecnologicamente sono molto più avanti rispetto a quello che potrebbe essere un'auto. Ok.
gli ultimi anni le auto hanno fatto dei passi molto avanti e quindi si sono adeguati con dei sistemi nuovi, certo, la frenata di emergenza, tutte queste cose qui, ma nella parte industriale è da parecchi anni che c'è. Okay. Un'altra cosa che è un tema di questo periodo, che però le case costruttrici ci stanno lavorando da parecchi anni, è la manutenzione predittiva. Cioè noi abbiamo un portale dove ci arrivano le segnalazioni che l'autista è lì tranquillo che sta guidando, non vede niente, però le centraline individuano dei problemi, ci arriva a noi tramite una centrale, ci arriva a noi la segnalazione che c'è un'anomalia in quel veicolo che è magari vicino alla tua zona, e te puoi già intervenire o puoi comunque far diagnosi qui da remoto. Questa azienda quanto tempo fa nasce? Nasce nel 77, certo. E nasce da mio papà e mio zio, e hanno cominciato con riparare qualche trattore, qualche camion. Poi sono partiti, diciamo, con da una baracca. Sono partiti quest'area, da una baracca, cioè, sì, a lavorare direttamente sui mezzi da lavoro, in qualche modo. Loro sì. E da lì, con tante ore di lavoro, tanti sacrifici, pian piano hanno sempre preso clienti, intanto che hanno deciso di investire qui e quindi di costruire un capannone apposito, e poi si sono allargati. E questo capannone nasce? Questa è la parte vecchia. E nasce dove siamo? Più o meno quando? Anni 85, 84, okay. 85. Okay. Qui c'era la parte che facevano solo camion in quel momento lì. Che cosa è successo? È successo che tanti clienti o autisti, quando portavano il camion qui a riparare, ci lasciavano anche la macchina. E giustamente. Quindi, e quindi da lì cosa facciamo? Non la sistemiamo? Sì, la sistemiamo. Allora avevo cominciato a riparare le macchine e quindi serviva spazio. Sì. All'inizio avevamo installato un ponte sempre qui nella parte vecchia, quindi si era cercato di ritagliare una parte dedicata per le auto. Sì. Altra cosa importante è anche che noi siamo i primi nella provincia di Treviso a aver preso l'autorizzazione a fare le revisioni ministeriali delle macchine. Quello ha fatto, praticamente avevamo tutte le province, tutte le officine che venivano qui. Cioè la fila era in mezzo alla strada. Ha dato un bel boost. Farsi capire. Eh sì, ed è anche un boost per le auto. Perché ovviamente se la macchina non è a posto dobbiamo sistemarla, ed è lì ha cominciato sempre di più a incrementare, finché abbiamo deciso di fare proprio una parte completamente per le auto. Qui nella zona camion e nella zona comunque veicoli industriali eccetera, quali sono le cose che in qualche modo vi differenziano anche da altre officine? Non mi sento a dirti siamo più bravi o siamo più veloci a riparare. Quello che magari posso, perché comunque lo devi fare, cioè certo. Questo mondo è così, devi certo. Correre, cioè, al momento chiamano alle 4 di notte, che magari è un camion che deve trasportare o latte o deve trasportare alimenti al supermercato, quindi è un camion frigo, ha il tempo limitato, devi prendere e devi andare. Ci sono tantissime aziende che hanno il veicolo di trasporto o qualsiasi veicolo che lavora in un cantiere, eccetera, che hanno bisogno di assistenza. Certo. L'assistenza non sono in tanti che riescono a darla. Quindi se riesci a fare il tuo lavoro, bene o male, puoi anche essere scorbutico, ma comunque il lavoro ce l'hai. Un plus che secondo me abbiamo noi è che abbiamo molta cura del cliente, quindi c'è sempre un buon rapporto con chi può essere le esigenze del cliente. Quindi andare oltre in qualche modo al semplice, sei venuto per un problema, te l'ho risolto, dovresti essere già a posto così. Esatto, tu parti via, io ti mando via, eccetera, eccetera. Matteo sottolinea un aspetto non secondario, la cura del cliente sempre e comunque. In alcune realtà professionali, come enti pubblici, servizi sanitari o aziende monopolistiche, la cura del cliente potrebbe non essere una priorità, poiché i clienti hanno poche alternative. Tuttavia, anche in contesti in cui il cliente è obbligato a tornare, prendersi cura del cliente rimane fondamentale. La cura del cliente non è solo una questione di concorrenza, ma un investimento che rafforza il rapporto con l'utenza e contribuisce a creare un clima di fiducia e rispetto. E tu sei entrato in azienda quando? Io sono entrato in azienda nel 2013-14. Una decina d'anni? Sì.
Io mi sono laureato in ingegneria meccanica. Sì. Ho fatto esperienza fuori come, sì, come ingegnere. Poi mi hanno chiamato alle armi. C'è bisogno. Sì. Il primo giorno mi sono trovato la tuta da meccanico sopra sulla scrivania, ho messo la tuta e fuori a lavorare per un po'. Perché, ma è anche giusto così, perché altrimenti non puoi conoscere tante dinamiche. Sei partito dalla base sostanzialmente, sì, questo lavoro. Sì, ma è fondamentale. Se no io potevo avere tantissima teoria, però poi la pratica è una cosa un po'... cioè è diversa. Sì, adesso papà e zio sono ancora in azienda. Sì, e abbastanza attivi. Ok. Io ho altri due fratelli e una cugina, sì, che è la figlia di mio zio. E gli altri due fratelli, uno lavora fuori, è un tecnico, l'altro è capo officina e mia cugina segue tutta l'amministrazione. Siete in questo momento nel pieno del passaggio generazionale in qualche modo. Sì. Come sta funzionando? Come sta andando? Dal momento in cui abbiamo cominciato, tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in ottica di ok, un domani noi vogliamo che la cosa funzioni. Certo. Perché quello che può avere mio padre e mio zio, quel talento lì, io non lo posso replicare. È suo. Chiaro. E quindi noi dobbiamo trovare qualcosa di nostro e portarlo avanti e che funzioni. Punto di vista molto interessante quello di Matteo riguardo al cambio generazionale. Spesso e volentieri quando si affronta questo tema si usano concetti come rendersi inutili, creare scalabilità, creare procedure, eccetera. Invece per Matteo un buon cambio generazionale può avvenire solo attraverso la consapevolezza che l'azienda così com'è è frutto delle caratteristiche e dei talenti dei fondatori. La nuova gestione deve attingere all'esperienza del passato, ma nello stesso tempo essere in grado di innovare seguendo i propri talenti. Senti, camminando, sì, siamo arrivati anche alla zona delle auto. Sì, zona delle auto che tra poco, sì, tra pochi giorni, anzi dovrebbe essere già cominciato, diventa un campo di battaglia perché cominciano il cambio gomme. Quindi qua sarà di cui già vediamo qualcosa. Pieno, sì, 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 perché adesso con il cambio della stagione... Sì. È vero che c'è il... Quindi voi fate sia assistenza meccanica che parte gomme. Noi non c'è niente che non facciamo. Questa risposta mi è piaciuta. Questa risposta mi è piaciuta parecchio. No, questa è una cosa che è stata decisa tanto tempo fa, perché abbiamo detto quando un cliente viene qui dentro deve uscire dal cancello che gli abbiamo fatto tutto. Quindi se ha un bisogno, anche carrozzeria anche gommista, verniciatura, tutto. L'unica cosa che non facciamo è rinfoderare i sedili, quello perché è un lavoro specifico, eccetera. Vabbè, allora però, cioè mettiamolo un reparto che fa anche esatto. Non devi far tutto ma fatto male, certo. Devi far tutto ma fatto bene. Anche perché spesso si dice che chi fa tutto è un generalista e chi invece fa solo quella roba lì diventa uno specialista. Qui, sì, da quello che vedo ho più la sensazione che sia un conglomerato di specialisti in realtà. Esatto. Sì. Qui abbiamo la parte che è più da gommista in qualche modo. Gommista, meccanico. Auto, sì, dai. Esatto. Qui ci sono più i punti da meccanico in qualche modo. Beh, allora, in realtà... facciamo tutto dappertutto, cioè nel senso qualsiasi ponte lo utilizziamo per il cambio, certo, cambio gomme, però effettivamente noi avremmo dedicato quest'area qui per i pneumatici, ma okay, perché abbiamo qui vicino gli attrezzi per certo, fare il cambio gomme, però di per sé dove c'è l'esigenza noi utilizziamo, quindi è tutta l'area che viene gestita. Qui abbiamo un reparto che è di rettifiche, sistemazione, iniezione del gasolio, okay, diesel, e quindi questo era un reparto che per le auto una volta funzionava tantissimo, adesso funziona meno, funziona tantissimo nella parte industriale nei motori stazionari, quindi noi qui sistemiamo le pompe, sistemiamo gli iniettori che lavorano sul motore, certo, ed è anche questa una cosa, ci sono veramente poche persone che fanno questo. Infatti non è usuale vedere un reparto del genere. E abbiamo due persone specializzate per questa cosa.
Qua entriamo nella carrozzeria. Nella carrozzeria, che è carrozzeria sia auto che veicoli industriali. Esatto. Noi abbiamo acquistato da poco due forni preparazione che principalmente viene utilizzato per il mondo delle auto. Ok. Di verniciatura e preparazione, quindi carteggiatura, eccetera. Quindi qui siamo arrivati verso il fondo del capannone praticamente. Sì. Dove c'è un'ultima parete? C'è un'ultima parete, sì. Vediamo. L'ultimo reparto è il reparto revisioni. Che è quello che accennavi prima. Sì. Che è quello che siete praticamente stati i primi nella zona a prendere le revisioni. Sull'etichetta che applichiamo sul libretto con l'esito della revisione c'è scritto TV01, okay. Diciamo i primi. Noi qui comunque facciamo anche la parte camion, perché abbiamo la linea per la parte industriale, loro hanno la revisione ogni anno, però non possiamo noi farla. Esce un funzionario della motorizzazione, quindi ci si programma il mese con delle sedute. Noi prima controlliamo i mezzi che siano a posto e poi il giorno della revisione c'è la coda e qui facciamo i test per la sicurezza, inquinamento, eccetera. Quanto è importante la reputazione che avete costruito in questi anni? Noi abbiamo tanti clienti che vengono con questa frase qui. Andavo da un altro meccanico, non è riuscito, non riusciva a capire la soluzione, mi ha detto vai dai Mazzarolo che lì comunque la soluzione te la trovano. Ci capita spesso, è una reputazione, che la reputazione è fatta ovviamente negli anni da mio padre, da mio zio e poi ovviamente dai tecnici sotto che sono stati formati, certo. Quindi con un'ottica veramente alla qualità ma anche alla testardaggine, cioè certo. Se c'è un problema non dormiamo se non l'abbiamo risolto, cioè stiamo qui ore e ore e ore finché abbiamo sistemato, ed è una cosa che tuttora noi portiamo avanti, cioè non esiste che non riesco a trovarti il problema, cioè non puoi uscire di qua, certo. Regola fondamentale. Ma voi avete anche una saletta formazione o qualcosa del genere? Sì, oppure di sopra. Possiamo andare di sopra? Sì. Affrontando il tema della difficoltà di reperire personale, c'era un gap molto, molto grande tra l'ambiente qui di lavoro e come il ragazzo usciva dalla scuola. Sì. È sempre più grande rispetto a anni fa. Quindi noi, un paio d'anni fa circa, abbiamo detto ok, anticipiamo il problema, perché è inutile, lo vediamo, c'è una differenza tra le persone della scuola e chi viene qui a lavorare. È un settore molto specializzato. Abbiamo cercato di differenziarci dalle altre academy, perché un'azienda tendenzialmente fa un'academy, ma fa un'academy o preassuntiva o comunque lo fa per persone che possono aver finito oppure si sono licenziate in un'altra parte, comunque è una cosa slegata dalla scuola. Cioè. Bisogna trovare l'unione tra le due. L'unione tra le due è quando il vantaggio ce l'ho io e il vantaggio ce l'ha la scuola. Certo. Perché altrimenti se il vantaggio ce l'ha solo la scuola, il vantaggio ce l'ha solo l'azienda. La cosa non funziona. Noi qui vicino nel paese abbiamo una scuola che è un centro di formazione professionale con il settore automotive. Quindi abbiamo già la scuola con i laboratori per lavorare. Il collegamento perfetto. Esatto. E quindi abbiamo cominciato a parlare con i professori. E abbiamo cominciato a capire qual era la problematica. I professori ci hanno raccontato, ci hanno raccontato le loro problematiche, che sostanzialmente sono di spazio, di tempo, la regione o comunque tende a colmare questo problema facendo tante ore di stage. C'è. Però non è detto che un'azienda, quando una persona viene a fare stage, gli spieghi bene tutto quanto il mestiere che deve fare, ti dà la scopa e pulisci, tendenzialmente è così.
prendo lo stegista e ti faccio fare tutte quelle cose che, esatto, che, ci stanno, che ci stanno qua in qualche modo, lavori mano a vai. E, cioè, io non ti vado a spiegare il ciclo 8 della, cioè, nel senso, vedi cose pratiche, che è quella formazione che fai quando una persona viene qui a lavorare, che ci impiega praticamente 5 anni per diventare autonomo. Certo. E loro dicevano, ok, poi mi tornano dallo stage che effettivamente io non sono riuscito a spiegargli le materie e siamo indietro col programma. Secondo me la chiave che sta è di collaborare con le materie che loro devono spiegare, quindi col loro percorso formativo, okay, con i vari argomenti e amalgamarli qua all'interno, dove noi riprendiamo quegli argomenti, magari nello specifico e nel pratico. E nel pratico, perché io ho la struttura. Ovviamente, per convincerli, noi gli abbiamo detto, guarda, veniamo lì, facciamo 3 giorni di prova. 3 giorni di prova nel senso che noi facciamo poi la classica, la mezza giornata, sì, dove veniamo lì e spieghiamo tutto quanto. Loro molto probabilmente pensavano che facessimo la classica presentazione aziendale, noi facciamo questo, eccetera, eccetera. Invece siamo arrivati lì e gli abbiamo fatto proprio un argomento. E quindi con del video pratico, certo, eccetera. Però avevamo proprio preparato su queste 3 giornate, di cui una abbiamo portato un veicolo industriale, quindi un camion, l'abbiamo proprio portato sopra, gli abbiamo fatto provare a fare una diagnosi. E, gli abbiamo fatto fare la lezione. Ma la lezione l'abbiamo fatto anche sui rapporti commerciali, i rapporti col cliente, bello, i rapporti all'interno, quindi le soft skill, tutte, certo, quelle caratteristiche che c'erano all'interno del programma, ma effettivamente dopo bisogna metterle in pratica, bisogna riuscire a farle. E da lì siamo partiti con l'Academy, e quindi noi adesso cominciano tra pochi giorni. Sì. Noi una parte delle lezioni in base al programma che ci hanno fornito, quindi noi scegliamo il programma, ci interfacciamo col professore, ci dice guarda che gli ho spiegato questa cosa, noi prepariamo la lezione, facciamo una parte di teoria e poi abbiamo la pratica. E fate la parte di teoria a scuola e poi la parte di pratica qua o li portate tutto qua? Tutto qua. La cosa è molto molto difficile, però abbiamo deciso, ci crediamo. Però è un grande investimento sul futuro. Sì, sappiamo che ci costa tanto. Però un lavoro di questo tipo, con questo livello di impegno, eccetera, oltre a essere anche un'impronta sociale importante, oltre a darvi poi un vantaggio, una maggiore semplicità poi a inserire le persone, eccetera, eccetera, non è banale, scontato, che un'azienda come la vostra si metta a fare un lavoro di questo tipo con questo livello di impegno? Beh, sicuramente sì. L'idea è pura, per cui non può, cioè va male se non funziona il progetto, sì, ma però essendo buona può solo portare una buona pubblicità. Trovare personale specializzato è un problema comune in molti settori. D'altra parte, formare una persona direttamente in azienda comporta un costo notevole. L'Academy rappresenta un'ottima soluzione per colmare il divario tra teoria e pratica, offrendo una formazione specifica e mirata. Sebbene richieda un investimento iniziale significativo, questo approccio riduce i tempi di adattamento e garantisce competenze più solide. Dei buonissimi rapporti con la scuola, che prima comunque c'erano, ma non così forti come adesso, certo, cioè adesso proprio ci interfacciamo tantissimo, certo, e quindi tutto quello che ci sta attorno a livello di pubblicità o comunque anche di nome, che sicuramente fa del bene. Nella storia di un'impresa ci sono sempre alti e bassi, e spesso si dice che non riconosci l'impresa di successo nel momento in cui sta brillando, ma nel momento in cui vedi come reagisce nei confronti delle difficoltà. Quindi vedi in qualche modo di che pasta c'è sotto. Rispetto a quello che ti senti di raccontare o che vuoi toccare, qual è stato in questi anni quello che tu identifichi come il momento più difficile, che dici cacchio, qui se non riusciamo a trovare una soluzione
è veramente dura da affrontare e come l'avete superato quel momento? Ogni anno. No, allora, ci sono state delle difficoltà con magari con dei clienti grossi che abbiamo perso e lì bisogna o riprenderli o comunque trovarne altre. Quando ho cominciato a lavorare qui all'interno si arrivava da una situazione di crisi ancora del 2008. In quel periodo che c'era stato un bel po' di chiusure di aziende, eccetera, qui si era appena ampliato tutto quanto e la situazione non era proprio facilissima, Rosia. Cioè vivevi la giornata e soprattutto ti dovevi parare i colpi da chi non pagava. Il clima era comunque positivo, però il dietro le quinte non era proprio positivo. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Cioè, sentivi che c'era della sofferenza perché comunque non vedevi tutto quanto pieno. Vedevi magari un settore, quello industriale, si era ridotto, vedevamo camion più piccoli, qui ci sono varie categorie, certo. E perdavamo tutto quello che era il pesante. Quando perdi un cliente che magari era quello che era il pesante, perdi anche conoscenza su quello. Quindi in quelle situazioni lì ti viene il dubbio, ma domani arriva qualcuno, qui siamo in 30, ti paga. E qual è la vostra personale ricetta in quei momenti? La soluzione c'è sempre. Come potrebbe essere, come è riparargli il mezzo, che comunque una soluzione c'è, difficile o meno difficile, ma c'è. Quindi la soluzione c'è, bisogna trovarla. Anche se trovi un'idea banale, parti dall'idea banale e vai giù dritto finché non tieni l'idea. Non è quella, vai giù sull'altra. Qual è il suggerimento che tu, sulla base della tua esperienza personale, della tua formazione, di quello che hai vissuto, eccetera, ti sentiresti di dare a qualsiasi imprenditore che o si sta trovando in un momento difficile o magari si sta trovando di fronte al decidere se lanciarsi o meno in una nuova sfida? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Matteo si sente di dare a chiunque voglia fare o stia facendo impresa. Prima però cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo appreso da questa esperienza e che ci fanno dire che questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. Valori aziendali. I valori aziendali sono le fondamenta su cui si costruisce ogni attività. Definiscono l'identità, guidano le decisioni e orientano il comportamento di ogni membro del team. Alle officine Mazzarolo i valori sono chiari e orientano ogni scelta operativa. Dalla cura del cliente alla determinazione nel risolvere qualsiasi problema. Ogni intervento è svolto con l'obiettivo di costruire un rapporto di fiducia duraturo. 2. Investire nelle persone e nelle competenze. L'Academy, in questo senso, è un'intuizione vincente che non si limita solo a formare tecnici, ma crea un vivaio di talenti, integrando teoria e pratica in un percorso studiato su misura. 3. Mantenere alta la reputazione. La reputazione è come la base di una solida costruzione, invisibile ai passanti, ma essenziale per mantenere l'intera struttura in equilibrio. Proprio come una base sicura che regge un edificio contro venti e intemperie, una buona reputazione permette all'azienda di affrontare sfide, attrarre fiducia e crescere in modo stabile. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che hai trovato più interessanti e magari quelli che applicherai da domani anche nelle tue attività. Nel frattempo mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e condividi questa puntata, perché la settimana prossima ci sposteremo a Vigevano per raccontare la storia di un'impresa nata 80 anni fa, fondata da un giovane dirigente di una nota azienda calzaturiera e da sua moglie Carolina. Ci occuperemo dunque di calzature e più precisamente di scarpe di lusso femminili. Sì, perché quella piccola azienda degli anni 40 è oggi un'eccellenza del settore che collabora con i più importanti brand della moda internazionale. Tutto questo e molto di più nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Matteo e noi ci rivediamo la settimana prossima.
quello che hai in mente lo controlli e vedi che l'idea che hai o comunque o quello che stai o vuoi cominciare a fare o comunque ti sei dato questa idea, se la smonti, la controlli, la vedi che è che secondo te ti senti che è una qualcosa di io la chiamo pura, nel senso che non ne riesci a vederne i difetti, bisogna crederci e basta. Può essere anche da ore e ore di lavoro, come hanno fatto mio zio e mio papà, oppure da perseverare a trovare qualcosa che ti può aiutare, perché comunque non siamo soli, cioè ci possono essere al mondo persone esterne che possono contribuire, possono darti una mano o possono darti anche un'idea, perché effettivamente magari quello che potrebbe essere l'idea pura e io vado avanti ma non trovo risultati eccetera, forse, cioè senza forse, raccontando, parlando magari con altre persone dello stesso settore possono darti l'incipit giusto. Mi viene da dirti così. Tanta roba e mi piace molto, l'hai ripetuto più volte, proprio il concetto di idea pura. Concetto molto molto affascinante detto in questa maniera. Sì, è quello dove vediamo anche noi, troviamo l'energia. Quindi nei momenti in cui, cavolo, non abbiamo un cliente, cavolo, non funziona, cavolo, la ricontrolli e vedi, cavolo, deve funzionare. Perché? E lì, sì. Vai, poi. Matteo, gran bella storia, mi viene da dire, gran bella azienda. È tanta roba quello che avete costruito, che mi hai raccontato, che mi hai dato l'opportunità di conoscere. Grazie. Per cui complimenti vivi da parte nostra. E per tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento, per poter entrare in contatto con voi, scoprire meglio i vostri prodotti, servizi, eccetera, eccetera, sito internet con i contatti che mettiamo qui sotto è www.mazzarolo.it. Più facile di così. Matteo, è stato un grande piacere. Anche per me. In bocca al lupo per tutto. Grazie altrettanto. Matteo, il saluto alla camera. Sei un cretino, sei. Allora, mentare. Per comunque. Non si sente, perché? No, scarico. Ma perché, guarda, ma anche prima? No, è solo per questo. Così non dovrebbe più fregare. Ci mettiamo il tipo ogni volta. Vabbè, poi dico. Occhio ragazzi, dovete passare sotto. Se ci sono delle domande che non ti piacciono tanto, dei temi che non vuoi, dimmelo tranquillamente, non è che devi rispondere per forza. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.